l'idea del titolo dello spettacolo Mogol racconta Mogol. L'ha fatto chi ha avuto questa idea, nel senso che poi alla fine io spiego le canzoni che ho scritto, che dopo vengono eseguite, quindi il titolo l'ha trovato qualcun altro, che adesso non mi ricordo neanche chi. Che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci una serie di canzoni mie, eseguite in questo caso da Monia Angeli, ma possono essere anche in altri casi da Gianmarco Carroccia, dove lui presenta le canzoni e io spiego i testi per quella parte che la gente non conosce. Più generazioni cantano le mie parole, vuol dire che sono piaciute prima ai padri e poi ai figli, e che è quello che succede normalmente in tutte le arti, insomma, quando vengono trasferite, no? Da padre in figlio, poi diventano, col passare del tempo, non dico eterne, però per tanti e tanti anni assolvono la loro funzione, che è quella di dare emozioni. Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. Devo dire la verità, io non ho mai ascoltato anche la musica, a parte la musica classica, qualche cosa di così importante e che è sempre di moda. Però non sono mai stato un grande ascoltatore di musica pop, infatti ho chiesto cos'è l'indie perché lo sapevo. Se si parla del rap o del trap, io penso che c'è posto per qualsiasi tipo di genere, io non sono legato in modo particolare, ossia diciamo che per me il rock è ancora la musica che mi piace di più. Saluto il Teatro Giordano e mi auguro che il teatro abbia una lunga vita.